Siamo con il presidente del Tor di Quinto, Massimo Testa. Dopo quest'ultima giornata del campionato juniores Elite, sconfitta 4-2 sul campo del Falasche con tante assenze e seconda sconfitta stagionale. No, non è tante assenze, siamo venuti a giocare con ragazzini che meritavano pure un piccolo riconoscimento tutto l'anno in panchina, e poi l'ultima partita del campionato subentrano un sacco di fattori. Uno dei più importanti è quello del non andare a far calcio. Non è, questi se giocavano la qualificazione, se tu la partita giochi con uno spirito dà dei risultati, o giochi con un altro spirito c'è qualche calcio che vi. E noi non potevamo rischiare giocatori. Abbiamo tolto quelli che stavano più in difficoltà, quelli che avevano qualche problema fisico. Però abbiamo giocato bene, è stata una bella partitella, è mancato un po' d'agonismo, certo. Ma non credo che serviva al Tor di Quinto l'agonismo. Certamente. Ha messo tutto il campionato, è stata prima dalla prima all'ultima partita, per cui non è una cosa. Ora le finali aspettate chiaramente la vincente tra Accademia Calcio Roma e proprio Dilettanti Falasche, ve la potreste ritrovare poi in semifinale al Testa, noi, come vedete? Ma noi le semifinali e le finali hanno un'altra dinamica, certo. non è quella. Noi siamo abituati, abbiamo un'esperienza grossa, per cui chi viene viene, qualche altro, abbiamo dei fattori favorevoli, deve venire una squadra che è competitiva tanto in tutti i ruoli per poterci mettere, certo, in difficoltà, perché a noi ci abbassa anche il pareggio, per cui siamo un po' avvantaggiati. La formula ci premia le squadre che fanno la semifinale dalla posizione dei primi, però c'è pure il fatto, io so anni che dico che dovrebbero andare in finale due per due squadre, le prime due, e continuiamo ad andare in finale con due, tre, quattro squadre, certo, perciò certo. Poi i rischi. La settimana scorsa c'è stato l'esonero, l'allontanamento da parte di Vergari e con Basili, che ha preso sia juniores che allievi. Come può cambiare questa cosa la squadra e per in vista delle finali? No, ma non è stato un esonero, è stata una incomprensione tra il preparatore Polino e l'allenatore. Il preparatore è un ragazzo che a noi interessa tanto, mentre l'allenatore è fisiologico al Tor di Quinto. Chi ci metti a allenare squadre al Tor di Quinto? Basta che è uno che conosce i sistemi. E poi in questa circostanza l'allenatore ha sbagliato, e allora io non potevo cambiare in corsa il capo dei preparatori. Mio nipote è di casa, sa tutto, sa tutti i segreti del Tor di Quinto, sa tutte le cose, per cui. Ultima domanda, poi la lascio andare. Come vede simbolicamente una possibile finale il 25 aprile? Ma non lo so, tutte belle squadre, noi partecipiamo sempre con grande attenzione, se abbiamo fatto 20 finali vuol dire che siamo deputati a poterla fare. Spero pure quest'anno, spero di ritornare ai livelli che ci competono, poi se non è riproveremo la squadra per l'anno prossimo, ci riproveremo l'anno prossimo. Comunque noi qua a juniores non smontiamo mai, siamo di juniores. Ogni stagione è un episodio favorevole, perché con questa qui è continuata la scia dei finali, non abbiamo interrotto niente. Cioè, vince e ha vinto più questi ultimi anni, due o tre volte ha vinto più per Conti, ha meritato, ha organizzato, ci ha copiato pure, perché ha organizzato ho visto la situazione proprio come il Tor di Quinto, dando allenatore allievi e juniores, addirittura loro sono allargati, hanno dato pure esordienti, credo, insomma, la fascia B, una cosa del genere, per cui evidentemente facciamo scuola pure in questo. Però non temo nessuno e non sfido nessuno, sono 20 anni che andiamo a fare i finali, per cui e 19 finali abbiamo fatto, 18 abbiamo fatte noi. Perciò insomma abbiamo anche diritto di essere riconosciuti come una cosa importante nel campionato juniores.